Prima cosa ringrazio tutti i presenti. Come diceva Rita, abbiamo dovuto fare la manifestazione, svolgerla qua, dentro la sala consigliare, dove si svolgono anche i consigli comunali, e comunque è sempre bello incontrarsi. Non è il problema del luogo, del posto, ma è incontrarsi. Le associazioni a Capoterra sono tante. Comunque voglio ringraziare il presidente regionale, Gian Piero Farru, Nanda Seda, la coordinatrice regionale, e tutti gli altri che ne fanno parte del direttivo. Solidarietà è una parola importante, molto significativa. È un essere solidari significa mettersi dall'altra parte delle persone, condividere gli altri e capire quello che sono gli altri. Molte volte, in certi momenti, siamo superficiali e non abbiamo questa capacità di entrare, riflettere. C'è una frase bellissima che un premio Nobel per la pace, Rolfo Perez Esquival, premio Nobel della pace nel 2008, una lettera che ha scritto di ringraziamento al nostro amico, al mio amico Pinuccio Sciola. Qui a Capoterra abbiamo fatto belle cose con Pinuccio tanti anni fa, ma vorrei ripeterle, da sindaco, ma vorrei l'assessore. E ha scritto una frase che mi ha colpito, che io mi ritrovo tutti i giorni con questa frase, a viverla con significato. Caro amico, viviamo in un'epoca in cui l'accelerazione del tempo scandisce la vita dell'umanità. L'essere umano ha poco tempo per meditare e per riportare lo sguardo dentro l'intimo e ritrovare l'equilibrio con se stesso. E mi fermo qui perché poi la lettera è molto più lunga, cioè, ci sono tante altre significati dentro, ma è molto molto bella. Quindi grazie Pinuccio per essere qui, per il tuo contributo che hai dato, diciamo, a tutta la comunità sarda, direi, facendoci conoscere la nostra ricchezza di solidarietà, di umanità in tutto il mondo, oltre i confini. Hai unito la Sardegna a tutto il mondo, e quindi ti ringrazio veramente. A Capoterra, dicevo, ci sono tante associazioni di volontari, sono 15, che hanno dovuto lavorare tanto in questi anni, soprattutto nel 2008, quando è successo il disastro dell'alluvione, che hanno dato una grande mano a chi era in difficoltà in quel momento. Io ho vissuto direttamente qua in comune e ho visto tanti volontari iniziare alle 6 del mattino e finire a mezzanotte l'una per portare conforto e solidarietà a chi era in difficoltà in quel momento. Quindi il seme della solidarietà è importante, quella scultura significativa di Pinuccio, ma il seme in generale della nostra voglia di vivere, di continuare la vita, come dice, di riprodurci, di migliorarci, di vivere insieme, capirci, vivere in equilibrio. Io mi fermerei qua, darei la parola al presidente Farru, lo ringrazio ancora per questa giornata di solidarietà fatta a Capoterra. Sono stati fatti, in programma dovrebbero essere 41 giornate dedicate alla solidarietà. Capoterra è la 32esima, e quindi per questo ringrazio il presidente e tutti i suoi collaboratori. Ringrazio le associazioni di Capoterra che tanto fanno tutti i giorni,
tutte le associazioni, dagli scout, alla Misericordia, alla Circo e a quella di Antonello Serra, non mi ricordo. Elenchiamo, a memoria non me le ricordo tutte, però ringrazio tantissimo per tutto quello che fanno tutti i giorni e quando ce n'è bisogno sono sempre pronti. Grazie a nome di tutta l'amministrazione.